Oggi la video recensione dell'applicazione Don't Touch My Droid, arrivata la versione 1.6, ed è un'app che fa suonare il telefonino con un allarme nel momento in cui qualcuno lo tocca senza autorizzazione. È comunque una sorta di antifurto, ecco. Allora, l'icona è questa, un teschietto bianco con un cerchio intorno arancione. Andiamo ad attivarla. Allora, qui possiamo selezionare il tipo di allarme. Prendiamo per esempio questo. Poi, sotto si imposta la sensitività, quindi la sensitività dell'accelerometro interno per far partire l'allarme, e sotto il livello di volume. La scritta disattivato indica che al momento non è attivo. Per attivarlo bisogna andare a cliccare su Activate, questo bottone. Lo appoggio qui. Ora, per esempio, guardate cosa succede. Certo, sarebbe stato più credibile con un altro suono, ma l'app continua a suonare. Per esempio, il primo della lista è il più indicato, senza ombra di dubbio. Questa volta andiamo ad abbassare il volume circa sotto la metà e lo attiviamo. Rimettiamo ancora. Vedete? Credo che un allarme sonoro così avviserebbe chiunque. Una volta tornati nella schermata iniziale, viene disattivato. Cliccando il tasto menu, compaiono due voci, istruzione e uscita. Istruzioni ci spiega come usare l'applicazione, mentre Exit ci fa uscire dall'app e tornare nella schermata iniziale del nostro smartphone. Don't Touch My Droid, da Better Click Apps, alla versione 1.6 e dal peso di 0,92 MB. Da Android.it è tutto.